Arabia Saudita, Emirati Arabi, Senegal, Kenya, Bahrain. I continui viaggi all'estero privati del senatore Matteo Renzi rappresentano un serio problema. Innanzitutto sono un insulto ai cittadini italiani chiusi in casa in zona rossa, mentre lui se ne va in giro per il mondo con jet privati, senza vaccino, senza quarantene, comportandosi come un privilegiato al di sopra delle leggi e dei comuni cittadini. Ecco, io reputo questo un atteggiamento insopportabile. Poi c'è la questione del suo disprezzo per il rispetto dei diritti umani, che i suoi amici sceicchi, di cui Renzi non perde occasione di tessere le lodi, calpestano nei loro paesi anche in modo gravissimo, come nel caso del principe saudita Bin Salman. Infine, la questione più grave, quella del conflitto di interessi tra la sua carica pubblica e i suoi affari privati. Un senatore della Repubblica deve lavorare esclusivamente per i cittadini italiani, non farsi pagare da capi di Stato esteri e fare affari con loro a titolo privato. Per il Movimento 5 Stelle il caso di Matteo Renzi dimostra l'urgenza di varare una legge a garanzia dell'indipendenza e della trasparenza dei parlamentari. E per questo oggi ho depositato un disegno di legge mirante ad evitare che i parlamentari vengano retribuiti da paesi e fondazioni estere. Vi abbraccio e fatemi sapere cosa ne pensate.